Studiare e lavorare succede dal 2016 all'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, l'ultimo progetto, un laboratorio di fotografie per promuovere gli abiti realizzati dagli allievi. Scuola e lavoro all'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, dal 2016 si realizzano progetti di formazione teorico-pratica, l'ultimo un laboratorio di fotografia per promuovere gli abiti creati dagli allievi. Giovanna Greco. Realizzare un abito, indossarlo, imparare a fare fotografie. Studiare e lavorare succede all'Istituto Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Tre indirizzi, liceo scientifico, tecnico industriale meccanica e professionale moda calzatura. Qui, dove ad aprile si terrà la gara nazionale di moda perché un alunno ha vinto lo scorso anno. Dal 2016 si fa formazione teorico-pratica grazie anche a finanziamenti europei. Formazione che viene coniugata con l'alternanza scuola-lavoro. Nasce così Fashion Photo Gallery, uno degli ultimi progetti. Oltre alle 30 ore di docenza, 10 ore investite in un laboratorio di fotografia. Creare una campagna di moda fingendo di dover promuovere il marchio del Marie Curie. I capi realizzati dagli studenti nel corso del loro percorso di studi sono stati da loro indossati e fotografati in angoli del territorio. Una ventina gli studenti coinvolti. Questo progetto mi ha aiutato a crescere e penso abbia aiutato anche gli altri a crescere, perché e spero di aver contribuito anch'io dando il mio aiuto, le mie critiche, i miei consigli. Ho imparato delle nuove tecniche sulla fotografia, per me è molto utile essendo appassionata. Alternanza scuola-lavoro, punto cardine dell'istituto. L'alternanza scuola-lavoro è un'attività curricolare, vi è un arricchimento dell'offerta formativa della scuola, ma l'incidenza deve essere sui singoli allievi, nel loro profitto e nella loro qualità e esperienza. Questi ragazzi iniziano già dal secondo anno di scuola ad inserirsi nelle aziende, fanno dei periodi molto lunghi, dalle 3 alle 4 settimane per ogni anno.